Allora, niente, buongiorno. Stamattina mi sono già incazzata di prima mattina. Cioè, ditemi se vi sembra una cosa corretta. Allora, settimana prossima ho la morfologica, no? E vabbè, insomma, devo mandare per email tutti i vari dati, tutti gli esami che ho fatto, in modo tale che il giorno in cui dovrò fare la morfologica non si perde tempo a compilare fogli e foglietti. Quindi mando tutto. Mi chiama poi la segreteria e mi dice: vabbè, ho ricevuto tutto, volevo chiederle conferma per la visita, e viene da sola o col padre della bambina? E dico: no, guardi, verrò, penso, con mia sorella o con mia mamma o con mio papà, non lo so. No, o da sola o col padre della bambina. Al che gli ho detto: beh, il padre della... Mi si è interrotto tutto, al che gli rispondo: cioè, il padre della bambina non c'è, quindi voglio dire, vengo con mia sorella, con mia mamma o con mio papà. No, allora viene da sola. Vabbè. Cioè, qual è il senso, se c'è mia sorella invece che... Vabbè, quindi io a sua visita, che ci tenevo comunque a condividere con un mio familiare, perché penso sia una visita bella, importante, tutta una serie di cose, io... Ci devo andare da sola, ditemi se è una cosa normale. Eccomi, sono andata un po' in palestra. Intanto ho letto i vostri messaggi, alcuni li ho ripubblicati, ma veramente siete stati un milione, quindi grazie del supporto. Effettivamente, veramente l'ho trovata una cosa proprio poco sensibile, poco umana in una situazione del genere, che comunque già sto affrontando una gravidanza da sola, sto facendo tutto da sola, quindi non è facile. Almeno voglio dire, una visita come la morfologica, che penso sia una cosa bellissima e super emozionante, da doverla affrontare da sola piuttosto che condividerla almeno con un mio familiare, penso sia molto importante, ecco. Quindi scusate lo sfogo.